Ecco qua. Guardate Cloud, cioè io voglio farvi vedere il dettaglio di come si muove Cloud e di come interagisce Cloud, cioè non è da Cloud che noi conosciamo, si vede palesemente che è Zack, cioè questo dettaglio è incredibile, è letteralmente incredibile. Makono Izumi da. Vabbè, qui ovviamente non credo che ci siano i sottotitoli perché esatto, è praticamente la proprio la demo giapponese che hanno fatto vedere al TGS, quindi non ci sono sottotitoli, purtroppo dobbiamo andare un po' a intuito, ma nulla di particolare. Ciao Vale, sembra Tidus, sì, effettivamente un pochettino la capigliatura così, anche per il modo un po' esuberante, ci può essere qualche collegamento con Tidus, ma sapendo che comunque era Zack quello che appunto agiva in questa maniera, no? Molto, molto sfrontato, molto particolare, no? Nel suo modo di essere. Cioè, guardatelo quanto è Zack. Qui parlano della Mako e la spiegazione della Mako cristallizzata che diventa materia. Vedete, Cla guarda Cloud come si muove. Cioè, proprio non c'entra niente con il Cloud che conosciamo. Che lui tutto cupo, tutto tetro, tutto che parla, tipo tutto da figo, tutto serio. Mentre invece qua vedete com'è molto più, come dire, molto più espressivo anche nel modo di muoversi e di fare, no? Proprio Zack, palesemente Zack. E poi qui c'è quel gran pezzo di manzo di Sephiroth che. Anche che possa dire ABCD, a me va bene tutto. Me ne frega un cazzo. Potrebbe dirmi qualsiasi cosa, io direi sì con la testa e. Cioè, guardate Cloud come si muove. C'è proprio Zack, è palesemente Zack. Sephiroth molto più naturale. Vedete anche. Cioè, questi dettagli noi non li potevamo vedere nella PlayStation, perché comunque nel gioco PlayStation noi abbiamo visto il racconto, ovviamente, di Cloud, abbiamo visto tutto ciò che ci ha raccontato Cloud, ma tutti questi, cioè, questi indizi che comunque ci vengono forniti anche dal modo di muoversi, dal modo di parlare, dal modo di comunicare, noi non le abbiamo mai viste, perché su PlayStation non potevi renderle in questa maniera, non avevi la possibilità, mentre invece qui l'hanno fatto. Ed è incredibile questa cosa. Cioè, guardate anche Sephiroth come parla in maniera molto naturale a Zack. Perché, in fin dei conti, Sephiroth e Zack erano colleghi. Cioè, erano comunque soldier, erano colleghi. Zack era praticamente diventato un first class. Quindi, cioè, erano praticamente diventati letteralmente dei colleghi. Erano quasi amici. Non li chiama amici perché, comunque, Sephiroth nella sua età adulta come amici probabilmente ha avuto soltanto Genesis e Angeal. Sono gli unici che probabilmente lui ha definito più amici, forse anche più Genesis, che tecnicamente sarebbe un fratello di Sephiroth, più che amico sarebbe proprio geneticamente parlando un fratello, però diciamo che comunque non essendo legati da questo appunto legame, anche perché ripeto, Sephiroth comunque è nato di parto naturale, condivide le cellule. Condivide le cellule di Genova perché comunque fa parte dell'esperimento di Ojo sulle cellule di Genova, ma lui è nato comunque è nato dal punto di vista biologico, è nato in modo naturale. Ha avuto un padre e una madre biologica. Il padre è Ojo e la madre è Lucrezia Crescent, quindi cioè comunque sia Sephiroth a differenza di Genesis e Angeal non è nato in provetta, perché loro sono nati in provetta. Sephiroth invece tecnicamente è un essere umano vero e proprio. E guardate come O mai wa Sephiroth hontou ni mette la soldier mano sul nano ka? fianco, parla, no? Gesticola. Cioè, come se stesse parlando con un Materia amico. no Molto naka ni wa normale. kodai shi no chishiki A me ga sti fuji dettagli mi komerarete fanno iru. impazzire. Mi fanno Hoshi no letteralmente chikara o jizai impazzire. ni ayatsuru chishiki. Cloud che si mette le mani sui Sono chishiki fianchi. ga Classica posizione Hoshi di to warawara o Zack. musubi mahou o yobidasu E to quello è yotteiru. Cloud. Quel soldier in realtà è Cloud, che sarebbe l'unico soldier sopravvissuto perché i due che accompagnavano Tifa e Sephiroth, ovviamente al reattore mago di Nibelheim, hanno avuto un incidente sul ponte, almeno per quello che c'era su PlayStation 1, hanno avuto un incidente sul ponte e uno dei due soldier è praticamente crollato con il ponte, mentre invece l'altro che si è salvato è Cloud. E Cloud si è messo il casco per non farsi riconoscere da Tifa. Perché se vi ricordate, Cloud si vergognava del fatto che aveva promesso a Tifa quando era giovane di diventare un prima classe,
di diventare come Sephiroth, perché Sephiroth era il suo idolo, e invece ancora lì era soltanto uno di fanteria, non era neanche una classe, lui era semplicemente un soldier di fanteria, quindi quelli che noi incontriamo, diciamo, normalmente, e non era neanche un vero e proprio soldier, era proprio un fante, era un fante Shinra, tecnicamente, no? E si è messo il casco per non farsi riconoscere. E invece il Cloud sarebbe Zack, no? E qui inizia la parte del gioco dove Sephiroth è giocabile, ragazzi. Sephiroth è giocabile, Cristo. È giocabile, cioè, guardalo. Io non so, allora, non so se effettivamente si può switchare il personaggio che si muove, perché in remake in realtà questa cosa non c'era, perché nel remake tu ti muovevi con Cloud, avevi il party, se non mi ricordo male, però potevi switchare i personaggi quando ti trovavi nella battaglia, cosa che poi succederà anche qui, ovviamente, quindi combattono e puoi switchare il personaggio attivo. Guardate il menu intanto. Il menu è incredibile, è molto diverso rispetto al remake. L'hanno rivoluzionato proprio. L'hanno letteralmente rivoluzionato. Tra l'altro bellissima la cosa che si vedono i personaggi così, tipo, sullo sfondo. Non so se questo menu rimarrà così. Non so se questo menu rimarrà così, però è molto diverso rispetto al remake. Perché se vi ricordate, il remake c'era praticamente tutta la sezione molto, molto Final Fantasy, in realtà. Questo invece sembra più... è più moderno. Lo vedo molto più moderno come menu. E devo dire che mi piace molto. Cioè, è semplice come HUD, perché comunque è molto semplice, però allo stesso tempo è moderno, è molto moderno. E tra l'altro Sephiroth livello 40 e Cloud livello 36. Quindi non è più come il ricordo originale della PlayStation, dove c'era un divario di livelli pazzeschi, dove c'era praticamente Cloud che era scarsissimo e Sephiroth che praticamente shottava tutte cose, no? Durante, diciamo, quella fase di gioco. Qua invece è equilibrato, 36-40, Sephiroth con un po' più di HP, ne ha 4200, Cloud ne ha 3200, MP ne ha un po' più di Sephiroth, quindi diciamo che li hanno un po' equilibrati tutti e due, E poi qui abbiamo, vedete, il menu con praticamente tutti gli accessori, le materie collegate, la spada con le materie collegate. Questo molto Final Fantasy, molto Final Fantasy 7, soprattutto questa parte di menu, dove ti fanno vedere le statistiche sotto, le materie sopra. Molto Final Fantasy, mentre invece nel remake avevamo praticamente le abilità che si sbloccavano, tutte le robe che ruotavano, era un po' più complesso. Qui invece è molto più semplice. Secondo me qui hanno reso Cloud a livello con Sephiroth, perché essendo comunque un gioco più action e non essendo comunque a turni, sarebbe stato difficile avere un Cloud ceppo che praticamente ti muore effettivamente durante la battaglia e poi devi comandare l'altro da solo e devi saperlo. Cioè, secondo me hanno fatto una cosa più equilibrata per dirti: guarda, siamo tutte e due soldier, siamo tutte e due forti, diciamo, è vero che c'è una disparità di forza tra Sephiroth e gli altri, però effettivamente con Zack, che era anche lui modificato, era anche lui pompato, come si suol dire, c'era comunque un po' di differenza. Poi classica materia, Sephiroth a cui non puoi cambiare un cazzo. Qui ti fa vedere praticamente anche le animazioni di tutte le materia, i vari attacchi, le varie robe. Poi guardate che bello Sephiroth, mamma mia. E qui, ragazzi, ti spiega ovviamente la parata, la formazione rosa. E qui, ragazzi, Sephiroth giocabile. Guarda che roba. Sephiroth giocabile, ragazzi. Sephiroth giocabile. Incredibile. Vabbè, io qua... io mi bloccherò qua, penso. Non andrò avanti nel gioco. Cioè, se io giocherò la demo, la rigiocherò 27.000 volte, probabilmente.
Cioè, tutta sta fase la rigiocherò 20. Arriverò a livello 99. Qui. Ammazzando i mob di merda. Guarda che bello che fa il colpo che lo alza. Cioè, scegli le abilità di Sephiroth. Fervent Blow. L'avete visto il Fervent di Sephiroth? 1 e 2. Pum, pum. Questo è il Fervent Blow di Sephiroth. E c'è anche su Overomnia. Il salto. Però il Fervent Blow. Cioè, tan, tan, con il doppio colpo di spada. Bellissimo. Poi questa cosa molto molto time life che ti segna dove scavalcare, dove sei lì. Vabbè, graficamente incredibile. Graficamente è un qualcosa di incredibile. Le mappe in queste sezioni notate in alto a destra, cosa che non c'era su Final Fantasy XVI, mannaggia a loro, con la minimappa, vedi c'è praticamente un piccolo... Cioè, praticamente è un po' un corridoio, effettivamente, anche perché questa zona è comunque considerata come dungeon, quindi effettivamente è un lungo corridoio, esplorabile, però pur sempre un corridoio. Mentre invece le parti esplorabili sono molto più grandi, molto più vaste. Non dico open world, ma ci sono delle belle fette di zone esplorabili. La minimappa che sul 16 non c'era, ovviamente. Questo sarà decisamente superiore al 16. Questo è molto più RPG. Final Fantasy XVI era un action. Ci sono cose che però... Guardate che bello la combinazione. La combinazione di Sephiroth che ha praticamente incantato la spada di Cloud per fargli fare l'attacco. Ha incantato con la magia oscura praticamente... La spada di Cloud, fighissima sta roba. Sì ragazzi, la minimappa su Final Fantasy XVI era veramente una mancanza che non capisco perché non l'abbiano messa. Cioè la minimappa è fondamentale per orientarsi, per fare tutto in generale. Io non capisco perché non l'abbiano messa. Veramente è incredibile sta cosa. Poi vabbè, ci sono minigiochi, vabbè, qua non c'è tanto da vedere, comunque sia, se ve la volete vedere la potete recuperare, lo trovate il video tranquillamente su YouTube. Basta che mettete Final Fantasy VII Rebirth TGS e lo trovate. Molto semplice. E qui ragazzi il Matilde Keeper, come boss. Che è la parte, ecco, Sephiroth, guardate addirittura Sephiroth. Cioè, Sephiroth praticamente nel trailer ci dice che ha ucciso Tifa, che praticamente noi non ci ricordiamo del fatto che lui in realtà l'avesse uccisa, e invece guardate qua cosa fa, la prende e le dice scansati, dice spostati, mettiti al sicuro. Cioè, per far capire qua che Sephiroth è comunque ancora umano, cioè è ancora normale. E qui comincia lo scontro. Ma ragazzi, quanto è il 29 settembre? Sì, 29 febbraio. Guarda che bello, io ce l'ho solo Sephiroth praticamente. Non utilizzerò Cloud per niente. Cioè, col cazzo che utilizzo Cloud. Utilizzo solo Sephiroth praticamente. L'unica cosa di cui un pochettino ho rosicato è il fatto che non si sia vista la limit di Sephiroth. Perché penso che probabilmente la limite di Sephiroth sia l'Octa Slash, dato che comunque non la possiede come abilità, o comunque non gliel'ho vista come abilità. Ho visto solo il Fervent Blow, che quello è presente,
ma credo che effettivamente la limite sia la Octa Slash e non si è vista, purtroppo. Poi qui c'è una cosa interessante in realtà. E se notate, tramite i comandi, quando c'è magia, notate che c'è quella specie di orologio. Almeno a me sembra un orologio quello accanto alle tecniche, e che però forse non lo vedete. Aspetta, perché ci sono giustamente io che rompo i coglioni. Ops. Un secondo. Mi sposto. Allora, vedete? Praticamente Sephiroth ha... cioè Sephiroth e Cloud hanno praticamente la modalità Wait Mode, quindi la modalità diciamo un po' più difensiva probabilmente. Io credo che in questo caso abbiano dato la possibilità di una sorta di pseudo Gambit alla Final Fantasy XII. Avete presente Final Fantasy XII con i Gambit e quindi la possibilità di potersi impostare le tecniche? Io credo che molto probabilmente qui... avremo la possibilità di impostare alcune tecniche per i nostri personaggi come dei gambit, no? Quindi se che ne so, il nostro personaggio scende a tot HP, attiviamo quella skill, o se il nostro avversario credo che sia una modalità gambit, una pseudo modalità gambit, e se hanno inserito questa roba è fenomenale, diventa fenomenale sta cosa. Ciao Poldo, ciao Jack. Se hanno inserito questa roba è incredibile. Io da un lato penso che sia esattamente così, perché quello mi sembra tipo un orologio e mi sembra che siano comunque delle tecniche che vengono inserite come se fossero una sorta di schedule, quindi prima quella, poi quella, poi quella, come se avesse una rotazione, cioè tu è come se potessi impostare una rotazione al personaggio che ti accompagna, e se hanno messo questa cosa totale proprio, diventa una cosa incredibile. Vabbè, serie animata, così, tipo combattimento. Questo è per sbloccare la seconda fase, praticamente, no? Introducono la seconda fase. Come in qualsiasi altro gioco che ormai c'è la cinematic che ti fa vedere la seconda fase di gioco. Bisognerà approfittare, cioè bisognerà approfondire questo wait mode perché risulta essere molto figo. Qui ovviamente il break, perché l'abbiamo breakato. Le varie abilità. Guarda che bello sei, Pirotto che si muove, attacca, tum tum tum. Sei Pirotto che subisce dei danni? Mai vista una roba del genere. Incredibile, mai vista una cosa simile. Io spero che sia, sì, spero che sia la demo che rilasceranno verso gennaio. Sì. Se non sbaglio c'era anche nella prima parte, mi ricordo quel coso nella fogna dopo Don... No, questo è il Materia Keeper. Questo non, no, no, questo non c'è, questo è proprio un boss che tra l'altro si affrontava anche nel... cioè si affrontava praticamente in Final Fantasy VII, ma non si affrontava con Sephiroth, si affrontava dopo, quando si ritornava al reattore, quando si ritornava la seconda volta a Nibelheim, si affrontava come boss proprio questo, il Materia Keeper. Mentre invece nel ricordo di Cloud di Final Fantasy VII c'era il Green Dragon, c'era il Drago Verde, che praticamente Sephiroth lo shottava con un colpo, eccetera eccetera. Le cinematic durante le fasi, le cinematic durante le fasi sì, penso che comunque ci siano anche nella prima parte, perché ormai lo utilizzano tutti sto sistema di... lo utilizzano tutti sto sistema. E questa tecnicamente è l'ultima fase, terza fase del boss. E qui ora spiega praticamente il Link, quello che praticamente si è visto in Intergrade con Yuffie. No, a me piace tantissimo la cinematic, eh? La roba delle cinematic del combattimento sono fighissime, a me piacciono un casino. E anche le cinematic in generale non mi dispiacciono, perché comunque se sono fatte bene e sono interessanti,
va benissimo. E qui invece c'è le chain ability, quindi praticamente la stessa cosa che abbiamo visto con Yuffie in Intergrade. Però qui, a quanto pare, non saranno fisse. Cioè, nel senso, non saranno delle robe che potrai fare manualmente come facevi su Intergrade, no? Che c'era la modalità Link, dove praticamente i personaggi collaboravano. Qui, vedi, diventano come se fossero una sorta di limit. Quindi quando riempi quelle barrette che si vedono accanto agli HP e agli MP, che ci sono quelle barrette, una volta caricate, praticamente fai, vedi? Vedete? Fai Chain Ability. E nel momento in cui, che questa tra l'altro è una cosa che io avevo già predetto nel primo trailer, per chi ha visto la mia analisi del primissimo trailer di Rebirth, io avevo detto sicuramente avranno messo un indicatore per le chain ability o comunque per le abilità combinate, che sono praticamente quelle barrette, e poi tu in base alle barrette che consumi fai un attacco diverso, cioè puoi fare attacchi diversi, no? Attacchi che ti consumano due barre, attacchi che te ne consumano tre, quattro. Qui in questo caso ne consumano cinque. E poi attivano il Link Mode, che è praticamente il segno dell'infinito. Quindi quando hanno entrambi le barrette, vedi, anzi no, guardi, in questo caso ne devono utilizzare due. Vedi, ne devono utilizzare due a testa. Due Sephiroth e due Cloud. Vedete? E si sono tolte due barrette da Cloud e da Sephiroth per fare l'attacco combinato. Che vabbè, lo sguardo cringe. Ecco, e si attiva praticamente la modalità Link, che è la modalità dove ora loro praticamente combattono insieme. Però se notate, c'è una sorta di orologio dove man mano ora finisce, quindi non sarà una cosa che si potrà fare sempre come invece si poteva fare in Intergrade, che tu la attivavi e disattivavi con triangolo, se non mi ricordo male, che c'era appunto la possibilità di fare Yuffie e Sonon insieme che combattevano e poi li potevi linkare e slinkare come quando volevi. Qui invece sta roba mi sa che l'hanno nerfata. Vedi, praticamente man mano scade. O è un cooldown? Allora, potrebbe anche essere un cooldown per l'abilità. Nel senso che io ora devo aspettare che finisca quel countdown per rifare l'abilità Link. E questo già potrebbe essere più interessante in realtà. E potrebbe anche essere effettivamente. Anche se però nel menu c'è una birra di Sephiroth che rimane attivo. Quindi non so effettivamente, a meno che, boh, non lo so, non ne ho idea. Questo bisogna vedere, c'è una birra che rimane attivo, non è che è sparito. Vabbè, qui poi ovviamente c'è il moltiplicatore di danno come c'era in remake. E qua la limit, gli attacchi, ora c'è la limit. Eccola qua, la limit di Cloud. E di Sephiroth non si vede. E qui Sephiroth che salva Cloud. L'inesperienza un pochettino, no? Che qui ha giocato un brutto colpo. L'inesperienza che qui viene. Yoku yatta. Buon lavoro, tipo, no? Ben fatto, tipo classico Yoku yatta. Questo noi lo sappiamo da Opera Omnia, che abbiamo lo sticker con Sephiroth che fa Yoku yatta, no? Quindi lo sappiamo cosa vuol dire, lo sappiamo molto bene. Tipo bel lavoro, buon lavoro, una roba del genere. Comunque questo è veramente figo, come gameplay, veramente tanta roba, veramente tanta roba.